Eccoli i magnifici 7 consiglieri regionali che rappresenteranno il territorio teramano per i prossimi 5 anni. Per la Lega, Pietro Quaresimale, ex sindaco di Campli, con quasi 9.000 voti, il secondo più votato d'Abruzzo. Emiliano Di Matteo, ex sindaco di Ancarano ed ex consigliere regionale. Toni Di Gianvittorio, vice sindaco di Notaresco e Umberto De Annuntis di Forza Italia, sindaco di Corropoli per la maggioranza. Dino Pepe, ex assessore regionale del PD, Sandro Mariani, anche lui ex consigliere regionale, e Marco Cipolletti del Movimento 5 Stelle per la minoranza. E sul red carpet che il comune di Teramo sta attrezzando per festeggiare San Valentino in Piazza Martiri, incontriamo il primo sicuro assessore della Giunta Marsiglio. Pietro Quaresimale, Teramo capoluogo si sente un po' orfana di rappresentanza. Lei che cosa può dire ai teramani? Che non è così, perché io ho lo studio legale a Teramo, vivo a Teramo da diversi anni, comunque quando uno prende un mandato da consigliere regionale riguarda tutto il territorio, quindi sicuramente farò bene anche a Teramo, ascolterò i teramani che tra l'altro mi hanno dato fiducia, quasi 3.000 voti a Teramo, conosco tutti, quindi solo le problematiche di Teramo, e sicuramente cercherò di invertire rotta anche sul capoluogo di provincia, che sicuramente merita un modo di far politica diversa. Già la chiamano assessore, ecco, sicuramente lo sarà. Qual è l'ambito che le piacerebbe affrontare? Sì, io sono stato il primo degli eletti nella coalizione centrodestra della Lega, quindi sicuramente ambisco ad un assessorato nell'esecutivo regionale. Mi piace molto il turismo, perché a Campi ho fatto bene, un'idea chiara anche per fare bene in Abruzzo, che sicuramente ha delle grosse potenzialità non valorizzate. I giochi però non sembrerebbero proprio fatti, la Corte d'Appello sta ricontando le schede elettorali, su Teramo forse qualcosa cambierà tra i rappresentanti dell'opposizione. Inoltre critiche feroci sulla legge elettorale che assegna più seggi a chi ha preso meno voti. Non è ancora tutto definitivo? Per quello che ne so io sì, perché mi sembra adesso stiano facendo il riconteggio delle schede, ma è sempre stato così, è un sistema particolare quello delle elezioni, per cui bisognerà attendere qualche giorno, perché il Ministero degli Interni non è quello che fa poi la Corte d'Appello, quello che nomina il Consiglio, spero non ci siano modifiche, però insomma è ancora sub iudice in termini generali, non la vittoria del centrodestra ovviamente, parliamo magari dei singoli consiglieri, ci può essere qualche aggiustamento. Il presidente Legnini ricordava che era particolare che il centro il 5 Stelle, pur avendo ottenuto meno voti, prende due consiglieri in più rispetto al centro-sinistra. Ma è una legge fatta male, non me ne voglia il collega e amico Sospiri, è veramente una legge che non sta in piedi, questa legge elettorale.